Ciao a tutti, io sono Valentina Maini e ho pubblicato a febbraio del 2020 La Mischia per Bollati Boringhieri. Si tratta di un romanzo che è difficile inserire in un genere, abbastanza corposo perché sono più o meno 500 pagine ed è appunto il mio esordio, la narrativa. In verità io ho esordito nel 2016 con una raccolta di poesie che si intitola Casa Rotta e ho scritto prima di questo romanzo tanti racconti su riviste indipendenti, eccetera. Quindi la mia scrittura precedente si concentrava, diciamo così, in questa forma breve, molto intensa e poco narrativa. Diciamo che quando ho iniziato a scrivere non avevo chiarissimo che cosa sarebbe successo. La cosa che mi aspettavo di meno era di scrivere un romanzo così corposo, proprio perché prima io avevo mi ero proprio buttata nelle forme sintetiche. Io ho il dono della sintesi, paradossalmente, quindi non avevo mai affrontato tante pagine, insomma, relative a un solo scritto. E quindi, ecco, diciamo, mi ero un po' autoghettizzata in questa forma breve. Pensavo che fosse che lì mi portasse il mio talento, che non avrei mai scritto nessuna storia, che non sarei mai stata capace di scrivere un romanzo vero e proprio. Quando è successo e quando l'ho finito, le mie aspettative erano sicuramente di trovare un buon editore. Quando è successo, le mie aspettative erano di essere letta e quindi di poter passare da un territorio molto elitario come quello della poesia, o delle riviste indipendenti che comunque non raggiungono il grande pubblico, invece passare a essere letta da tante persone e quindi avere tanti sguardi sul mio lavoro, che è, penso, il desiderio che hanno tutti gli scrittori, cioè di essere letti e di essere anche riconosciuti in parte da qualcuno, cosa che finora mi è successa e sono stata molto felice. Una cosa che è successa anche è che molti lettori mi hanno invece dato uno sguardo sul mio libro che io non avevo ancora visto, no? Quindi anche questo è stato un aspetto inatteso del lavoro. Non avevo molte aspettative, a parte questa, nel senso che è un libro talmente particolare, che non sapevo proprio cosa immaginarmi. Avevo visto la reazione di chi l'aveva letto, cioè dei primi lettori, che era stata una reazione molto forte, quindi ovviamente speravo che ci sarebbero state persone che lo avrebbero amato molto, però penso anche che sia un libro che divide, nel senso che è molto particolare, quindi può piacere tantissimo a qualcuno e probabilmente può piacere molto poco, o non dico dare fastidio, però magari proporre una visione del mondo con cui si è in disaccordo. Quindi ecco, mi aspettavo una ricezione divisa, giustamente. E basta, poi veramente a parte questo, poco, mi aspettavo di andare in giro a presentarlo, di incontrare molte persone, cosa che non è accaduta perché sono uscita proprio a ridosso del lockdown, cioè proprio il giorno prima che in Italia cominciasse, si scatenasse il caso di Codogno e quindi tutto il resto. E quindi tutte le mie aspettative in questo senso sono state disattese completamente perché la mia vita è stata esattamente il contrario di quello che pensavo, cioè pensavo di essere stressata per andare in giro, prendere due treni, tre treni a settimana, invece sono stata stressata per stare troppo in casa, quindi è andato tutto al contrario. Allora, sulla mia scrittura, io ho impiegato più o meno un anno e mezzo a scrivere questo libro, che sembra poco perché è un libro molto corposo, perché io non ho mai fatto solo questo, lavoravo, facevo un dottorato, quindi avevo una vita veramente pienissima, però in realtà l'ho pensato tanto, diciamo che mi sembra quasi di covarli i testi, anche se non è molto poetica come espressione, però c'è questa parte di attività e di passività in quello che faccio, cioè come essere dei sonnambuli, così, cioè essere svegli perché comunque stai controllando la tua storia e stai scrivendo, però essere anche dormienti, cioè essere in parte addormentati, nel senso che mi sono sentita anche molto portare, molto passiva, quindi c'è questo equilibrio molto strano e che mi capita molto poco nella vita in generale, che è quello tra attività e passività, cioè tra il fare e il non fare, tra il vedere e il non vedere.
l'idea era quella di avere un perimetro, quindi entro cui io mi muovevo, ma in cui non sapevo esattamente cosa avrei fatto, cioè non sapevo esattamente dove avrei corso, dove avrei ballato, dove mi sarei fermata, dove avrei avuto un incidente, dove avrei strisciato, dove avrei parlato con qualcuno, cioè avevo semplicemente un'idea di viaggio, sapevo dove volevo arrivare, sapevo i posti dove volevo assolutamente andare, proprio come si fa un viaggio, però non sapevo esattamente dove avrei dormito, in quale campeggio, in quale hotel, in quale ostello, non sapevo con chi sarei partita, anzi no, quello lo sapevo perché il rapporto tra i gemelli e più o meno un'idea vaga dei personaggi ce l'avevo, però non sapevo cosa sarebbe successo. E in particolare quando ho deciso di affrontare questo romanzo, perché è stata una decisione, nel senso che a un certo punto mi sono detta basta, devi affrontare questo dolore della tua vita, non puoi continuare a scrivere cose non necessarie per te. E, avevo un'idea di una struttura, diciamo così, a specchio, infatti all'inizio il titolo richiamava lo specchio, e c'era una sorta di movimento, cioè di movimento così speculare appunto tra le due parti, che inizialmente erano due, anche se poi sono diventate tre, però l'ultima è un epilogo, quindi diciamo che sono rimaste comunque due le parti portanti, e questo movimento che così mi ha ricordato la figura dell'ovale, no? Dell'uovo, infatti la metafora dell'uovo e dell'ellisse è molto ricorrente nel testo, guarda caso. E sapevo che la prima parte sarebbe stata una parte introduttiva anche di presentazione dei personaggi, dove si presentano Goran, la gemella femmina, Joaquin e i genitori, e quindi li conosciamo, conosciamo chi sono, la loro voce, il loro carattere, il loro temperamento, mentre la seconda parte sarebbe stata una sorta di ritorno dei gemelli l'uno verso l'altro, perché uno dei due scappa. Diciamo che ho controllato abbastanza la prima parte, quella di Gorane, che è anche molto più simile a come scrivevo io di solito, molto, un linguaggio molto più particolare, molto più vicino alla poesia, molto più intenso, diciamo così. Ho controllato gran parte di Joaquin finché è arrivata l'idea del romanzo mentre stavo scrivendo Joaquin, che è stata un'idea fondamentale per me perché è stato il motore di tutta la seconda parte, quindi diciamo che nel mio romanzo l'espediente metaletterario non è un espediente e basta, è il motore dell'azione della seconda parte. Sapevo che Gorane sarebbe andata verso il fratello, sapevo che lui sarebbe tornato verso di lei, ma non sapevo perché, quindi non sapevo come motivare questo movimento di da Bilbao a Parigi, da Parigi a Bilbao. La storia piano piano me l'ha fatto capire perché, quindi era veramente per me un levare via la sabbia, metafora abbastanza usata, però è stato così per capire qual era la statua che io stavo guardando. E, riguardo invece così a quello che così mi ha insegnato la mischia, mi ha insegnato che non c'è niente di male a raccontare delle storie. Io ero trincerata venendo appunto dalla poesia e da letture abbastanza impegnative dietro il solo stile, no? Quindi scrivere romanzi di stile, scrivere romanzi senza la trama, come se esistesse veramente una scissione tra se sei bravo scrivi solo dei romanzi senza trama, se non sei bravo allora hai bisogno di questa stampella perché sei uno scrittore di serie B, quindi hai bisogno di fare le trame, no? Di raccontare delle storie perché sennò non ti legge nessuno, ed ero abbastanza ideologicamente schierata dalla parte di quelli che amano i romanzi di solo stile, perché io li amo, nel senso che io mi sono appassionata di letture dove le trame non c'erano, mi sono appassionata di poesia dove la trama non c'è, però mi sono resa conto che questa era una posizione ideologica che io avevo, no? Che in realtà mi stavo tarpando le ali, perché così la predisposizione alla narrativa ce l'avevo, mi piaceva raccontare delle storie, quindi mi stavo impedendo di farlo semplicemente, no? E quindi La mischia, che è stata una storia fortissima per me, è stata appunto più forte di me, cioè è stata più forte delle mie idee, è stata più forte della mia ideologia, anche se sembra brutto da dire, anche perché di solito le mie idee sono molto forti, e lei è stata invece più potente, quindi mi ha trascinato facendomene, diciamo, fregare di quello che pensavo, degli schieramenti, dell'opposizione manichea tra stile e narrazione, tra trama e bella scrittura, e mi ha fatto fare questa specie di rivoluzione, perché non so se sarà così in futuro per me, se racconterò ancora delle storie eccetera, però sicuramente è stata un'apertura, e mi sono anche accorta che con una storia, con una radice, no? Radicata in una trama, in dei personaggi a cui volevo veramente bene,
io scrivevo meglio perché lo stile poteva fiorire, ecco, quindi il fatto di distaccarmi dalle mie idee è stata la piccola rivoluzione che la mischia ha fatto per me.